gabbia in cui affrontano la vita ad una. Nuovi eroi perché facile non è battersi un giorno contro la paura. Nell'anno di Nostro Signore 1626, mentre l'intrigo e il tradimento dominavano la vita di Francia, un campagnolo tivegnino, senza presagirlo, si accingeva a mettere in subbuglio quel mondo corrotto. Signore e signori, la Effata Prodascio augura a voi tutti una buona visione. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, di una donna piccola così, con due occhi grandi per guardare. Ti preoccupare. Va, sono pronto. E te va? A Parigi. Come a Parigi? Mi ha chiesto, sta parlando di là sola e tu te vai a Parigi. E dai, se che la faccio, la mano lì, dai. E aspetta che non ti era freddore, non e so, anche i dottori a Parigi sembravi, dai, sì. E te lo lasci andare via così? Guarda, fai piangere tua madre, povera donna. Ma va via! Un sole, dai! Ma dai! Sta scritto! Il signor D'Artagnan, nel congedare il figlio, gli dette dei saggi consigli e due doni. 15 scudi, una lettera di presentazione per il signor Treville e seguire l'esempio del signor Treville. Va bene, ciao! Vai a sentire, ti devo dare questa lettera, porto la Treville, il capo dei moschettieri, presentarti. Adesso aspetta, ti do la spada, la mia spada, aspettami, che la vado a prendere. Mi raccomando. Vieni, questa è la spada del nostro nonno, il nostro antico, vai. Grazie. Vai. Grazie, grazie. Addio. Ciao pa! Ciao. Stemme bene, eh? Mi devo mettere qui, di nuovo a rompere la stalegna. Stemme bene. Quell'altra, oggi. Perché non me l'hai detto?
mai vestito così? Ma dove? Non ti cambi vestito che non mi metti manco per andare a stappare. Ma guardatelo! No, no, l'ha campato cent'anni perché allora, si faceva gli affarini suoi, con questo, con questo comunione, sta zitto. Ma da questo vestito, da questo vestito. Dai, ragazzi! Ti pago 4 lepi come mo'. Intanto la regina faceva convocare il suo amante, Duca di Buckingham. Potenza! Avanti. Sì, vostra potenza, non avete chiamata? Ho bisogno di te, dovresti ritracciare il Duca di Buckingham. Signora Buckingham, ma vostra potenza, io vado, ma è notte, ci sono molti pericoli. Va bene, chiamerò Miguel. Miguel! Miguel, sono me! Bello di San Però! Eccoci qua. Lui mi deve accompagnare? Sì, accompagna Costanza sino a Buckingham. Ma questo, con questo tipo? Sì. Dove si trova Buckingham? Lo so io, voi dovete solo venire con me. Andate. E fate presto. Io vostra attenzione. Dopo qualche ora, Costanza annuncia il Duca di Buckingham. Avanti! Come sta il Duca di Buckingham? Voglio entrare. Accomodi. Come mai mi avete fatto convocare? Ti ho convocato perché avete dato una notizia piuttosto brutta. La nostra lezione purtroppo deve finire. Oh, Anna, siete veramente convinta di quello che dite? Sì, ho troppa paura che lei abbia conoscenza dei nostri conti segreti, quindi è meglio veramente che finiamo. Se così volete, così sarà. Un attimo, vi chiamo Costanza. Costanza? Ho deciso di farti un dono. Fiori che lei mi aveva regalato. Ti prego di custodirlo con molta cura e amore. Sono molto lieto di questo vostro dono. Spero di essere... Costanza? Sì. Pensi Costanza con me. Lo so che è molto doloroso. Lo so. So tutto, non parlare. Lo so che forse è meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a dirti addio. C'è fumo e odore caldo qui. Finalmente D'Artagnan giunse a Parigi. Nell'anticamera di Treville, D'Artagnan attendeva di essere ricevuto. Andare un po' dal bravo a fare la giustizia, mi ha fatto una storta. Come il capello? Che mi ha chiesto? Aramis, Portos, Athos, venite qua! Buonasera signor capitano. Comando signor capitano. Comando. Riposo, riposo. Qualcuno di voi mi spieghi cos'è successo? Ma si sente un ba come dei sorsi con le guardie di Richelieu. Quante ne abbiamo atti? Ne hanno ambito di copero. Basta! Vi dovete vergognare! Ma io da voi tre siete i migliori spadaccini di tutta la Francia! Io vi giuro, non me lo sarei mai aspettato! E non partivo mai in tre quando è che la pistassi, Ma con le guardie del cardinale! Poi la colpa dal re, me la prendo tutta io, mica voi! Scusi, ma l'occasione portava a pistare. Ma perché parli solo te? Gli altri due cosa fanno? Ah sì, silenzio, eh!
Chi è stato a cominciare? Sempre io. Ci hanno provocato, signor capitano. E dovevate tirarmi indietro. Va bene, basta così. Uscite di qua, perché la prossima volta vi levo da fare i moschettieri, e da fare i stupidi in mezzo alla strada. Andiamo, andiamo. Andiamo qua in capo. Buongiorno, mi chiamo Lia Posto Partagnan. Buongiorno, mi dica cosa vuole. Volevo diventare moschettiere del re. Guardi, è impossibile. Quelli che sono appena usciti adesso hanno fatto tantissime imprese, hanno compiuto per diventare quello che sono ora. Mi dispiace, ma credo che sia molto improbabile. Se vuole, posso far entrare nell'armata del re. No, guardi che io quella spada ce la so, prima di tutto. Sì! Poi, avevo la lettera di mio padre che le guardie del cardinale mi hanno rubato. Ah, no, sì? Sì? Erano da sole? No, sì, portavano una donna importantissima. Una donna? Sì. Ma mica sentito il nome, qualcosa? Il nome? Milady, mi sembra che la chiamava. Porca miseria, è tornata! Scusi un attimo, ma io bisogna... No, guardi, bisogna chiamare il re. Senta, prenda la lettera se vuole entrare nell'armata del re. Guardi, io devo andare... Vuole diventare un moschettiere, io non l'armata. Ma guardi, sia contenti, io devo andare da lei. Arrivederci, arrivederci. No. Raga, vieni, mi non so cosa dire. Me la potrei d'oliva, me l'ho arrancato a patate in tossarese e non mi ha fatto giocia. Giovì si è fresco, però mi ha fatto giocia così. C'è in irti così. Sì, no, fate anche a me la nostra. Lei ha stagione. Ma io non ne sto mai a confiere, se fa... Ma ti merda di passare. Io sto tutto il cuore, mi volevo per la mia strada. Maleducato. E te sta per tutto il cuore. Stai in calma. Stai parlando tra moschettieri. Sì, vuoi girarci a duello? A duello? Anche subito, dai! Oggi è mezzogiorno, nel parco. Mezzogiorno? Sì. Per me l'una. Come per te l'una? Mezzogiorno, state gariti a lui, che non è capito, Con lui. Senta, vede? Con lui! Ma te come si fa scotto? Ma è un marpionetto! Ma come si fa scotto? Spado quattro verdi così, Io. Attento, alle due ci vediamo. Quante garie, per cattenevo da quello di Sarecchia. Ma lui non può, guarda. Dispiace, sei un coniglio. Alle due vado al mare, non sei un coniglio. Non sono un coniglio. Un coniglio. Alle due ci vediamo. Alle due. Al rudere del vecchio parco, Porthos si accingeva a intraprendere un difficile duello. Dov'è? Dov'è Cola? Sei arrivato, Sì. Stavo che tenevi su, qui ti cade il coraggio, Dai, zitto. Con gli altri? Già arrivi, non ti stai preoccupando, è un po' ritardatario. Ma intanto va a capisciare, poi. Sì, fai l'ultima che fai nella tua vita, non ti preoccupare. Dopo non c'ha più problemi. Andiamo a duellare. È arrivato il portoghese. Andiamo. Oh, Milo là, mettelo da fuori, che poi dopo che fai con noi. Sta zitto. Vai, sei È l'ultima che dici, vai. Vai, Porcos. Porcos, vai. Non ti preoccupare, due secondi, così. Sì, fai, sì, ciao. Fa un riscaldamento. Sì, aspetta. Sei pronto? Fatto il riscaldamento. Sì, sono pronto, non ti preoccupare. Dai, via. Stai calmo. Non ti preoccupare. Stai calmo. Cos'è quella? Guarda. Cos'è quel lavoro lì? Cos'è che fai? Guarda che io te lo taglio. Lascia stare. Abbiamo un posto, fate così. Vieni. Cucù! Però, ragazzi. Sei gay? Sei
in gamba, eh? Oh, brava! Andate, intanto il cardinale si apprestava a mettere in atto il suo losco piano contro la regina. Oh, milady, finalmente siete arrivata. Mi avete fatto chiamare? Sì, sì. Milady, devo chiedervi un favore. Dovete andare a Londra a recuperare i gioielli che il re ha donato alla regina. E ho saputo che i gioielli adesso sono finiti nel palazzo di Buckingham. E chi vi fa pensare che io andrò a Londra? Me lo fa pensare il marchio che avete sulla schiena. Domani? A che ora? E io devo in mezzo. Sua eccellenza sta sempre come convincere. Arrivederci, buon viaggio. Grazie. Mille di non lasciarmi mai senza di te. Cosa farei? Milady Cipria sotto gli occhi, Milady persa negli specchi. Oh, buonasera. Buonasera. Non vede che sono sentato? Posso sentarmi? Ho detto che sto leggendo cambio. Ma sai cosa posso sentarmi? Sì. Non avevo guardato tanto. Cosa vuoi? Sono venuto qua perché ti devo chiedere una cosa. Dobbiamo fare una festa. E tu sei venuto qua a chiedermi di venire a devi fare una festa. Devi fare una festa alla regina e devi fargli indossare i gioielli che gli hai regalato. Che gli ho regalato? Per quale motivo? Perché te lo sei già sei. Da solo, dai. Tu! Va bene. Incornuttone sei! Lo dico a me che te sei incornuttone. Ma va. È proprio cornuto, quindi se vede un amico. Va bene. Organizziamo questa festa. Ah, organizziamo? Sì. Dai. Va bene, di un po'. Dimmi. Cosa facciamo? Domenica prossima? Ma quando vuoi, io sono sempre disponibile. Sì, va bene, allora facciamo questa festa. Sì, che facciamo la festa. Ogni volta. Dei bei corni, ragazzi. Sì. Oddio. Che te lo taglio, eh. Oh, sì, taglia. Taglia, me che te lo taglio. Ma io vado adesso, scusa un attimo. Mi ha interrotto mentre stavo leggendo il canto. Ma è importante. Cathy? Cucù! Sempre la solita svampita. A cosa è dovuto questo ritardo? Sono dovuta andare a fare la spesa, signore. E voluto... Devo occupare della cucina? Va bene, stasera devo andare via, devo andare a Londra. Quindi vorrei tutto pronto, vestiti, gioielli, tutto. Vestiti? Alla svelta. Vestiti nuovi, sì. Nuovi? Cioè... Con i vecchi? Con i vecchi, no. Con i nuovi. Quindi alla svelta, di fretta, vai, corri. Ma dov'è che devo andare? A parte che non sono affari vostri. Comunque, ti ho già detto che vado a Londra. A Londra? Sì, a Londra. Vai. Va bene. Muoviti, Cathy, vai! Sì! Al castello, D'Artagnan riceveva l'investitura da moschettiere del re. Moschettieri, alti! Volevamo segnalare questo giovane guascone. Si chiama Dio Apostolo D'Artagnan. Ed è il parente stretto col Magnan. No, ma lei, scusi, ma non è quel tizio che era venuto tanto tempo fa per entrare? Signore, sì, signore, sono io. Ah, e allora?
Si è contraddistinto in battaglia, come abile spadaccino, grande combattente. Sa difeso, che ovviamente è molto forte. Quindi merita di essere premiato. Ah, secondo voi dovrebbe premiarlo? Certo. E posso filarmi? Sì, fili certamente. Va bene. Portos, vai a prendere la cappa. Subito, subito. Io, in virtù dei poteri conferiti, ti nomino cavaliere del re. Hai fatto la stessa. Sono emozionato. Sono emozionato, è il sogno della mia vita questo. È fatta. Mi sento realizzato. Grazie. No, vada bene. Cioè, fatto. Complimenti. Capitano. Complimenti. Dunque, ora siete in quattro e che vada meglio. Prima eravamo in tre a parlare della Liga, adesso siamo in quattro. Sì, non fate così. Arrivederci. E tanti auguri, eh. Arrivederci, capitano. Capitano. Mio capitano. Gli amici. Dante, cosa si fa? Va, Sei già, Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Allora, alla mia salute, alla tua e alla nostra. No, alla mia.
Solo la mia. Bevi con noi il petto collo. Esatto. Devo andare a prendere questo, sì, la mia sorpresa. Ah. Ami perpetua. Buono, buono, eh? Una sera speciale questa non la scorderò mai. Allora io farei un attimo il nostro motto, come sempre. No? Oh! Dai, leva su e via, anche da fuori, da andare al castello. Mi serve anche a far coma. Si sbava. Calabrone è cugino di Bruno Vespa. Queste le notizie principali del nostro telegiornale. Incendio doloso a Val d'Urasca. Conclusione della 21ª sagra del vino. Disinfestazione di insetti dall'aia della corte. Notizie rosa e notizie di sport. Cominciamo con la prima notizia. Il giorno 4 settembre, nella strada per Val d'Urasca, è scoppiato un fuoco che cammina andò benché una brusa carnea. Un nostro eroe, Rossi Massimiliano, amante della natura, si è buttato in mezzo alle fiamme, rischiando di fare la fine di San Lorenzo. Abbiamo un filmato al riguardo. Si è conclusa due domeniche fa la tradizionale sagra del vino, giunta alla 21ª edizione. Il nostro inviato sulla piazza di Tivegna ci esporrà come sono andate le cose. Vieni a Galizia. Arrivo. Ah, come va regia? Buonasera. Due domeniche fa si è conclusa la 21ª sagra del vino e il popolo tivenino, euforico per il risultato ottenuto, ha terminato il pranzo sabato scorso. I resti della sagra. Era un pranzo molto, con una lista molto lunga, ed era un pranzo molto eccellente, devo dire. Era così articolato: come antipasto vi erano acciughe e coppa, come primi piatti vi erano pappardelle, tagliatelle e lasagne al pesto, molto buone tra l'altro. Stefano Matti ne ha mangiati 5 piatti, lei 4 e io 3. Io non c'era. Come non c'era?
Vabbè, guarda, lei ne ha mangiati di me, molto assomigliante a per me. Come secondi piatti vi erano le bistecche cotte da Big Jim e da Lauro e, e la porchetta, molto buona. E ora vi facciamo vedere il nostro servizio girato alla festa del vino. Buonasera. Buonasera. Ma se c'è da chi? Siamo in diretta con il signor Fabio. Sto rompendo l'anima, che me sai? Dica, siamo per il telegiornale. Ma via, del... Ti dà una madonnata a te. Del film. La biscia, la biscia. Eccoci qua. Dica almeno qualche frase. Levete di chi? È una, poi un'altra. Levete di chi un'altra volta. Via casi va spassato. Ermanico? Molto, molto incavolato il signor Fabio, meglio lasciare, sta scoppando. Per il telegiornale del film, potrebbe aprire un attimo, quale film? Il film Tre Moschettieri, volevamo chiedere un parere, lei ha letto il racconto dei Tre Moschettieri, da tutto che è, volevamo chiedere il parere di quel film. Ma vede, a me a dir proprio la verità non è che... Non le piace tanto? I Promessi Sposi dell'anno scorso? I Promessi Sposi è stato un grande successo. Ecco, grazie. Sarebbe meglio che voi rifaceste un'altra volta quel film. Ringraziamo. Per accontentare anche coloro che sono intervenuti e coloro soprattutto che non sono intervenuti che lo vorrebbero vedere. Ecco, il campione del biliardo se ne andrà a zappare. È un altro film che mi piace tanto a me, è Una notte sul vaso. Una notte sul vaso. Pampanini. Con... Va bene, signor. Ringraziamo il signor Romano. Arrivederci, buon lavoro. Sia bene. Qua, ecco, riprendete un attimo. Volevamo chiedere un'informazione sulla festa del vino. Dica. Un parere sulla festa del vino. Speriamo che sia bel tempo, soprattutto. Dovreste darvi un pochino più da fare, perché siamo in ritardo. Molto umano anche lui. Nostro inviato dalla Sagra del Vino, andiamo avanti con le nostre notizie. Sanità. L'USL 19esima ha mandato l'Armando sulla piazza di Tivegna per eliminare gli insetti nocivi che si erano insediati sull'AIA. Anche per questa notizia abbiamo un filmato. Regia, chi c'è sto? Va bene, salve. Vuoi mi cancinare? Adesso vai in onda al filmato. Scusa, vuoi cancinare? No, serversa, a me ne carino. No, è merversa lì. Già fai lavoro? Sì, devo sbaraccare a ca. Va bene, si sale la finestra e mando il filmato. Immolava, No, è solo la Darti ho tutto perché... Sì, il sarà più che... Come sta? Devo mandare il filmato. Sì, grazie. Buonasera. Vedi. Capisce solamente quello che sta facendo. Sta dando da fare con il mio. Dai che finisce il nastro. Scusi? Una parolina, no? Finta di lavorare. Chi è me? Sì, volevamo sapere cosa stava facendo. Lì c'è un nido di veste, sì. Allora siccome che a me va un punto ieri l'altro giù da casa mia, allora qua adesso perché ci sono dei bambini, ho paura che ci facciano del male, ci ho dato un po' di diritto. Vede, è molto umano lei, li capisce i bambini. E volevo un'altra domanda, sulla festa del vino, come potrà andare questa annata? Ma speriamo che vada bene, ma se piove sarebbe meglio. Molto... Perché la campagna ormai è bruciata dal sole. È peggio che un crovo, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.
Dopo aver ben bevuto, andiamo avanti con le nostre notizie. Notizie rosa. Abbiamo avuto in esclusiva delle notizie sconcertanti. La prima notizia è che il biologo è tutta l'estate che è di punta. Un'altra notizia che farà molto male al cuore di tante persone, che non si sa mai dove va Andrea, e a Barbara l'è un po' preoccupata. Anche Stefano, che se la tira, se ne sta attento e se la strappa, mi dice sempre che l'è fatta, ma noi non abbiamo ancora visto niente. Un'altra notizia sconvolgente, questa ve la dobbiamo dire. Fabio e Federico sono tornati da Palma di Maiorca e non hanno ancora comunicato le loro conquiste. Ve le faremo sapere appena possibile, si parla, perché non si sa anche niente. L'ultima notizia di questo telegiornale è una notizia di sport. Sabato 21 si disputa la tradizionale partita fra Scapoli e Amogliati di Tivegna, noto paesino delle alture spezzine. I convocati verranno avvisati. Si giocherà nel campo di non lo sappiamo ancora. Con questa notizia abbiamo concluso il nostro telegiornale. Vi salutiamo e vi rimandiamo alla seconda parte del nostro film. Buonasera. Intanto a palazzo Milady è pronta a partire per Londra. Sì, è stato babà. Ma io non lo so, quando ti dico alla svelta le cose, ti dico alla svelta, sbrigati, no? Ma sono andata a prendere i vestiti! Sì, ma ci voglio andare via, sbrigati, no? Ci vuole un po', no? Vuole un cavolo, non c'è altro! Va bene? Ma sì, va bene. Accompagnava D'Artagnan in un alloggio per trascorrere la notte. Allora, dov'è questa casa? Ho a deporto un Terrabalacca, un dito ospite, molto bene. Ah, è una casa di appuntamenti? No. È Nicola Balaffa. Sì, bene. Dov'è? Chi? Chi? Un attimo che... Sì, roba! Chi è? Ciao Costanza. Oh, ciao. Buonasera. Chi è questo signore? Ti ho portato D'Artagnan. Costanza. Mio padre non c'è, quindi sono costretta io a fare il lavoro di casa. Guarda. Si affittano camere e sì. Che cosa desidera? Una camera single, una camera matrimoniale. Matrimoniale. Si paga subito, non si accettano assegni. Come si paga subito? Sì, si paga subito, in contanti, non si accettano assegni. E niente, ora vi mostro.
devo. Ecco, questa è la camera. Aramis, tu se vuoi puoi anche andare, intanto siamo arrivati. Ok? Vai, vai che è fatto, così, vai che è fatto, vai che è fatto. Bella briglio. Dunque, questa è la camera. Mi avevate chiesto una camera matrimoniale, però questa è una comoda camera single, da una piazza e mezzo, il letto, invece che si sta comodi anche in due qua. Dunque, come vedi, questa è una camera, diciamo, per tutte le fasce di età. Sì, sia per unisex, diciamo, sia per donna che per uomo. Qua ci sono i cosmetici, che volendo alcuni, oddio, li può usare anche un uomo, perché c'è la schiuma, la lacca, insomma, poi non ci sono problemi, intanto stai, noi possiamo cambiare. Vederei. E poi, insomma, vede, per i suoi muscoli, vedo che lei è particolarmente dotato, e c'è questa ciclette con la quale può, come dire, tenersi in forma, ecco. La ciclette, forma, sì. Bella. Sa come si usa questo ordigno? Basta pedalare. Va bene, va bene. Basta pedalare. Poi vedo, vede, e per prestazioni extra deve borsare, diciamo, pagare un po' di più, come vedi qui c'è l'Oscar, per vede Oscar, per la miglior interpretazione del ruolo di innamorata, quindi questa è per prestazioni extra. A lei? Sì, questo voglio dire sì, però è volendo, insomma, ci siamo capiti. Questo è il pianoforte, deve suonare, può suonare serenate. Hai bei tempi. Musica, come dire. A fai Lombarda che suona il pianoforte. Va bene, sì, insomma, ecco. Là c'è un libro, se vuol dilettarsi prima di addormentarsi. No, non servirà in questi notti. Cosa dire? Ah, le bamboline, se lei vuol, non so, ha un po' di nostalgia quando dorme, se dorme da solo, sarà così di dormire da solo. Sì. E poi qui c'è un bellissimo balcone, Qui c'è una vista, che bella vista, come direi, idilliaca, bellissima. Sì. Bella vista, sì, sì. Magari se non riesce ad addormentarsi. Vista, sì. Ecco, e poi qui c'è un letto, guarda, il letto è tutto un programma, sì. Il letto è proprio bello, morbido. Prima di tutto non si pronuncia Gitten, si pronuncia Gitten. Mi vengo dalla Gasconia, dai, prima con i burani, tu dai. Gitten. No, Gitten, Gemme, no, Gitten. Ho sempre fatto I love you. Oh, yes. È più sensuale. È sensuale. Sensuale. Va bene. È papellina. Che bello. Ma questa ti chiama Anastasia. Anastasia. Si chiama Anastasia. C'è Anastasia. Va bene, io adesso la lascerei dormire. Come mi lascerebbe dormire? Sì. Guarda, la prima, ho dormito tanto. Ma devi dormito. Capire che la prima notte, insomma, la prima notte sarà stanco e... Va bene. Le consiglio tardi, una salutare dormita, insomma. Va bene, salutare. Io ci la guarda. Lascio. Va bene? Ma domani sera però ci siamo, no? Cioè, buonanotte. D'accordo, buonanotte. Sogni d'oro, bacino da buonanotte. Ciao ciao! Buonanotte cara! È fatta questa. Il re annuncia alla regina la festa in suo onore. Ho già Costanza, ti aspettavo. Maestà? Ho sentito che hai conosciuto D'Artagnan. Com'è, affascinante? Maestà, provare per credere, altro che affascinante. Quello è stravolgente, sconvolgente. È una cosa un po' provare per credere. Ma dove l'hai conosciuto? Quel tipo, Aramis, e me l'ho portato, siccome gli affitto camere, perché io gli affittassi una camera. E lui, la prima volta che mi ha vista, mi ha gettata romanticamente sul letto e poi pensi lei. È precoce però, precocissimo, insomma. Però io sono scappata, me ne sono andata, perché sono a un certo pudore, una signora. Certo, sì. Insomma. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
Allora come va? Bene, sto leggendo. Eh sì, ho visto. Mi mando le portato un libricino a portarvi, lontano pure. Sì, ah, grazie, se vuoi leggere anche il testo. No. Niente, sono venuto qua per dirle che ho deciso di fare una festa in suo onore. Mio onore? Sì, sì. E questo l'ho pensato il mio carissimo amico Carinelli Scivetti. Anche adesso sai cosa faccio? No, lo chiamo. Per favore. Non è così simpatico un bravo bambino. Cardi! Vengo! Oh, adesso lì. Batti. No, abbiamo fatto male. Ripeto. Dai, qui con la porta che c'è una fuori entrare. È lenta. Comodi, già, sentite lì. L'hai visto? Ho comprato un nuovo ieri. Ma allora? Cosa dici? Qua. Qua. Sì, sì. Ho scritto che avete avuto una brillante idea. Facciamo una festa. In mio onore. Non le piace come idea? Certo, sì, contentissimo. Ma si deve mettere anche i gioielli che le ha regalato il suo gentil consorte. No, proprio quelli. Ho pure i capelli lunghi, sono troppo preziosi. No, no, ci devi mettere proprio quelli. Quelli lì e basta. Ma ne ho tanti, eh? Tutti. Deve venire tutta. Siete stesse. Sì, sì. Dove facciamo questa festa? Ma, che ci dà un posto. Deve decidere lei, poi già decidere la sua consorte. Ma aspetta mai dal dito, lei? No, no. Io sono un posto di nascita adesso. Va bene, ma io ho un appuntamento, dovrei andare, se non mi dispiace. In modo, aspetta un attimo, scusa, dove ti fare questa festa? Ma niente, la Palazzo Reale. Dica un po' con la schifa da tuo servo che ha pulito sottovaglia quando hai fatto l'azienda cantina, perché ne posso venire a portare sottovaglia dalla cera? Perché se la vivo così... E vostra maestà, guarda qua! Però si sposta! E' lenta! Silenzio! Non si sposta! Va bene, andate a salire! No, andiamo, mi andiamo con un nervosissimo. Ciao! Ciao, ciao, ci vediamo domani che andiamo a salire il bagno. Buonasera! Saluto, eh! Ciao! Schifa! Saluto quando ci andiamo! Oh! Eccellenza! Non posso mettere! No, sono ignorante, sto servo! Mi sembra adesso la licenza! Ma non è vero, io non sono ignorante! No, no, no! No, che invento! Invento! Adesso la licenza! Invento! Il tablato! Origliare. Sono una serva distinta io. Ascolta, ascolta, un grandissimo problema. Devo indossare i gioielli con regalato a Luca. Volete indossare? Indossate, non capisco. Ma non ti ricordi che li avevo regalati? Problema. Oddio, il Duca di Buckingham. Sedetevi, maestà, prima che ti venga uno svenimento. Sedetevi, signora. Oddio. Ascolta. Ma cosa? Cosa? Io sono disposta ad aiutarti. Ma cosa? Hai detto che hai conosciuto quel... È vero, D'Artagnan. Sì, ci si può fidare. Di lui ci si potrebbe fidare. Ci si potrebbe fidare. Poi con un tuo aiuto. È vero che una mia ricompensa in natura... Sì, sì, ma sta. Andrò da lui e... Va bene. Cosa dico? Di andare dal Duca di Buckingham e... Sì, e di... Non so, direi di farti prestare a me, perché mi occorrono per forza. Va bene. Se non lo dite voi, va. Senti, vai alla stessa perché non c'è tempo da perdere, poi penserò io come ricompensarti. Ok, va bene. Datemi un bacio, voglio la vostra benedizione. Vai, vai, non perdere tempo. Quale visione? D'Artagnan, che visione celestiale! Cerchiamo proprio voi! Ciao! Lasciatemi ripiegare! Ho avuto appena adesso una conversione sconvolgente! Una conversazione con la mia regina! Allora, la mia regina è in difficoltà! Sapete, il Duca di Buckingham! A lei ha regalato, la regina ha regalato al Duca di Buckingham dei gioielli! Sì, Ma il re ha organizzato una festa e la regina in questa festa deve mettere i gioielli. Voi dovete recuperarli, altrimenti la mia regina succederà, oddio, il palazzo succederà qualcosa. Sì, i gioielli,
detto io, avete capito? La duca di Buckingham! È un a Londra! Sì, sì, dovete andare a Londra, ma più presto! Io, a Londra! Sì, dovete andare. Se ciotti, no! No! D'Artagnan, se voi andrete a Londra, come dire, ci sarà qualcuno che vi ripagherà. Allora le cose cambiano. Vi ripagherà, vi ripagherà. Vi ripagherà, sì, mi ripagherà, ho capito. In natura, in denaro, in... A posto, a posto, a posto. Quando si parte? Parto subito. Dovete partire subito, immediatamente, ma prima però dovete accompagnarmi a casa perché io ho paura. Ho paura. Allora, vedete che cosa? Andiamo, fare io. Parto subito, parto. Sì. Impressionante, grazie. Ma via. Guarda, non manco dormire, non ci sono. Guarda, dorme. Sono troppo piano. Sento dei passi. Chi sarà? Amici! Oh, chi c'è? Marcos, Athos, siamo alla destra. Aramis. Sentite, ho una cosa da dire. Dobbiamo andare a Londra, dal Duca di Buckingham. Cosa fare? Cosa fare? A recuperare i gioielli che la regina ha donato al Duca. È una cosa urgente perché bisogna tornare entro la festa del vino. Questione del giorno. Ma che abbiamo tutti da fare? Che... Ma chi è che gli ha cominciato? Costanza me l'ha detto ieri sera mentre eravamo lì che ha detto ma detto. Ah, quella brava donna. Sì, però. Brava donna. Vedete com'è? È urgente perché è una cosa. Cosa non si fa per un amico? Andiamo, cosa non si fa per un amico? Per un'amica? Uno per tutti! E tutti per uno! Uno. Ci vediamo a Londra. Vabbè, se non ci vediamo a Londra ci vedremo a Parigi. Se non ci vediamo a Parigi ci vediamo a Parigi, speriamo che sia colpa vostra. No, è colpa tua. Ciao. E non torno mai più. Ando a comprarle in Perù. Compro una tabaccheria, non lo trovarono mai, alla faccia della Raffai. Ma quello sclerotico di Athos, te? Aveva mangiato i cinghiali. Ma non si ricorda la sua bocca. E lì può, se vuoi. Ma vado letti come il caccia a tutti i miei. Tanto mi presento. Di apostolo Artagnan. Mi dica. A me così. Dai. Prova.
Patti! Dove vai? Ah! Prendi queste palline basta, qua! Basta, Patti! Andiamo via! Andiamo, dai! Ti piace te? Sei è messicano! E caccami! Aspetta un attimo che mi tolgo il cappello. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Sono le dita, dove vai? Per favore. Anche voi, Dai il cappello, via. Vediamo! Tranquillo.